Hai mai sentito parlare di anoressia? Sai che cos'è? No. 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 Hai mai sentito parlare di anoressia? Sì. Che cos'è l'anoressia? È quando qualcuno, tipo un'allucinazione, si vede grasso e quindi smette di mangiare. Da quale esigenza è nato questo Hungry Butterflies? È nato dall'esigenza di raccontare una storia bella che avevo incontrato. Cioè io mi sono ritrovata a scoprire qualcosa. Ho scoperto l'esistenza di questi profili recovery su Instagram, prima di tutto, di cui non conoscevo l'esistenza. Ho scoperto che erano esattamente l'opposto di quello che noi pensiamo sia l'attività sui social degli adolescenti, cioè andava nella direzione opposta, erano profili di rinascita, di lotta, erano profili di ragazze che ce la mettevano tutta per vincere un problema e che si aiutavano fra di loro e che non avevano nessun tipo di barriera e non esisteva nessun tipo di bullismo, non esisteva nessun tipo di critica, esisteva solo un abbraccio, un grande abbraccio. E poi il momento in cui loro hanno deciso di incontrarsi dal vivo e quindi dimostrare anche tutte le loro fragilità, cioè era un momento talmente meraviglioso che ho detto non posso non documentarlo. E quindi sono andata là molto umilmente chiedendo a loro il permesso e promettendogli che non le avrei mai interrotte. E ho semplicemente filmato quello che accadeva, non ho fatto niente di più. Come è cambiato il tuo rapporto alla vita adesso? Che significato gli dai? Io sono, mi posso dire, guarita da un insieme di disturbi di cui comunque ho sofferto grazie a un'ottima psicoterapia. E grazie a quello che gli americani chiamano purpose, cioè darsi uno scopo nella vita. Ma soprattutto grazie a una grande consapevolezza. Io sono cambiata perché non penso più che la guarigione sia essere qualcosa di diverso da quello che si è. Non è trasformarsi in un altro essere, è semplicemente acquisire degli strumenti, io la chiamo la valigetta degli strumenti, per affrontare la vita ogni giorno. Quindi la persona che guarisce da un disturbo del comportamento alimentare resta una guerriera che ha tante più armi per combattere. Non diventa qualcosa di diverso, non si trasforma in un'altra. E questo credo sia il messaggio più importante, perché noi spesso identifichiamo la guarigione con qualcosa di astratto e di molto lontano da noi, non è così, siamo sempre noi. Prima che Giulia si ammalasse io pensavo che la ragazza anoressica era la classica modella scheletrica che si vede in televisione oppure nei filmati shock, nelle foto shock. Ne sono accorta dopo molto tempo perché non vedevo in me i sintomi della classica ragazza anoressica, cioè che pesava 40-30 kg. Tu non avevi i social? No. Ecco, qual è stato il supporto che hai avuto? Non l'ho avuto, infatti sono rimasta malata per molto più tempo di quello in cui avrei potuto essere, nel senso che anche alle mie amiche, io non lo dicevo, molte le mie amiche di quel periodo mi hanno scritto scrivendomi, ma io non lo sapevo, perché noi avevamo una comune amica che aveva sofferto di anoressia in modo molto grave, era stata ricoverata, e di lei si vedeva, di me si vedeva molto meno. E quindi molte di loro mi hanno detto, io non immaginavo che tu stessi male in quel periodo, perché io mi vergognavo talmente tanto, anche del fatto di non essere altrettanto magra, che non l'ho mai raccontato a nessuno. E quindi mi sono portata dietro questo disturbo per anni, ma anni e anni, fino a quando non ho iniziato una psicoterapia per un motivo diverso, ho iniziato ad avere delle vere e proprie fobie, e da lì ho iniziato a guarire quello che già era partito, ma parliamo veramente di tanti anni prima. Quindi i social, nel caso di queste ragazze, sono una grandissima risorsa, perché significa riconoscere il disturbo prima di tutto, perché lo vedi in qualcun altro e dici cavolo, allora è la stessa cosa di cui soffro io, allora anch'io sono malata, è ottenere qualcuno che ti capisce e non ti critica e non ti giudica e non ti dice sei solo capricciosa o pigra, ed è soprattutto avere la possibilità anche di ottenere un aiuto concreto. Conosci un bravo medico? Sai dove potrei andare? Mi conosci un centro a cui mi potrei riferire? E togliersi anche il concetto di vergogna. Perché se siamo in tanti a soffrire della stessa cosa, iniziamo a fare muro comune e ci vergogniamo molto meno. Solo una mia amica si era ammalata di anoressia anni fa e mi sembrava una cosa veramente sconosciuta. Dicevo anoressia, boh. Io lo voglio portare nelle scuole, è nato per andare nelle scuole, è stato raccontato con questo linguaggio per adolescenti perché vada nelle scuole, perché è importante che lo vedano gli insegnanti, ma è molto più importante che lo vedano i ragazzi, anche perché credo che ci sia anche dentro un messaggio di grande di amicizia e di sorellanza, che forse un po' si perde ogni tanto. Grazie a te.